Ho portato il mio amico per fargli un sacco di scherzi, perché sono diventato di nuovo la Serbian Dancing Lady. E l'ho portato in diversi posti, tipo sul Monte Ciliad. Aiuto, mi sta inseguendo, aiutami, fai qualcosa. A Forzancudo, dove ho spawnato degli UFO finti. Prima di iniziare, iscrivetevi e scrivetemi quanto fa 27 più 2 nei commenti. Ragazzi, come vedete sono con la Serbian Dancing Lady, cioè nel senso questo è il cadavere praticamente. E vediamo un attimo, qua c'è dovrebbe essere il mio amico. Eccolo qua, vediamo un attimo, probabilmente si spaventerà un sacco. Prenderò ovviamente anche un'arma fra poco. Guardatelo, porca puzzarda! È sempre divertente fare gli scherzi e andremo tipo dovunque, anche tipo ai laboratori humane, se ce la facciamo, magari anche in un prossimo episodio. Adesso vediamo dove andiamo. Però lo voglio portare un po' da tutte le parti. Vedete, lui sta cercando di scappare. Che bello che è spaventare gli amici, raga. Cioè, non si, voi non fatelo, ma io lo faccio. Ryder, dove sei finito? Sto scappando, c'è di nuovo la Serbian Dancing Lady che mi insegue. Ma come? Scusami, io adesso non sono nel server di GTA CAT5. Aiuto, mi sta inseguendo, aiutami, fai qualcosa, buttala fuori, ti prego. Ma ti dico che nel server non c'è, perché praticamente c'è, io lo sto vedendo, cioè non c'è, lo sto guardando adesso, sto guardando la console, non c'è nel server. E comunque non scappare, perché lei è peggio, dopo si arrabbia ancora di più. No, io invece devo scappare, non voglio, lei mi può uccidere. No, 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 devi restare lì. Ok, Ryder, vedi, questo è il villaggio di Sandy Shores, tipo si chiama, non mi ricordo più come si chiama. Comunque il villaggio dove c'è la casa di Trevor. In questo villaggio tutti sappiamo che c'è una casa, non solo una casa, che ci sono diversi misteri. Tipo qua c'è il killer dell'infinito. Peraltro io l'ho trovato un giorno, quel video, andatevelo a vedere assolutamente, perché è stato molto bello. Cioè, credo che fosse stato il killer dell'infinito. E anche molti di voi nei commenti lo pensavano, quindi probabilmente lo era, non lo so però, magari mi sbaglio. Quindi Ryder, adesso andiamo a vedere dei misteri, se ci sono, perché di solito qui ci sono sempre dei misteri. Sì, ma io ho paura, io ho molta paura, cioè, ma tu perché mi devi ogni volta mi devi far fare sempre queste cose a me? Ma senti, allora, non, perché è bello, no? Cioè, non vuoi partecipare ai video? Sì, però ogni volta mi devi portare a fare queste cose inquietanti, tu sai che io ho paura di queste cose. Proprio per questo che ti porto, scusa. Ma non vale. Come non vale? Ma dov'è la casa di Trevor, scusami? Ah, eccola, è qua, vabbè, possiamo scendere. Eccola, è passata, vabbè, scendiamo. Esatto, che bel parcheggio comunque. Vediamo un attimo qui che cosa si nasconde. Tecnicamente potrebbe esserci Trevor. Oddio, ci fa del male però, sentiamo. Ma ci tanto, anche perché poi qua si può entrare in effetti. Oddio. Porca puzzarda, è pure buggato qui dentro. Ma cosa sto vedendo? Adesso sai cosa? Vado a fare delle ricerche su internet. E tu resta qui e controlla, okay, se viene. Io controllo un po', torno alla casa. Sì, assolutamente, assolutamente. Adesso vado immediatamente a fare delle ricerche perché è importante. Mi muto un attimo. Ragazzi, mi sono mutato. Allora, adesso cosa ho intenzione di fare? Ho intenzione di mettere Trevor. Mamma raga, lo faccio cagare addosso. Oh, ma Ryder? Chi è quello? Tu, Tunis, aiuto, c'è uno con un fucile in mano, aiuto. Ma no, chi? Chi, scusa, chi è? Ma è Trevor. È Trevor, porca puzzarda. Signor Trevor, non ho fatto nulla. Giuro, non ho fatto nulla, giuro. Ma si è arrabbiato con te, cosa gli hai fatto? Ma ero lì nel garage, stavo curiosando, però non ho toccato nulla, stavo solo guardando. Ma non devi guardare in casa di Trevor, perché lui si arrabbia, sai che poi dopo lui ama anche una tizia. Fai qualcosa, per favore, fai qualcosa. Io non ci so, sto facendo le ricerche, ok? Non rompere le palle. Comunque, scappa, non so, prendi un'auto e... Sto scappando, però c'ha un fucile in mano, questo mi spara. Sì, sì, mannaggia. Scappa, oddio, prendi... Oddio, le bombe. Prendi una... oddio, no. Prendi un'arma, prendi tipo... No, non un'arma, prendi qualsiasi cosa. Vediamo un attimo se lui ce la fa a fermarti oppure no. Ho preso una moto, che faccio? Rimango qui o scappo? Ryder, sai dove ti devo portare adesso? No, ed ho molta paura. Allora, questa gente, non ti preoccupare. Cioè, sono un po' strani, ma sono innocui. Non è che fanno qualcosa di male, sono innocui. Vedi, vedi tutte queste cose, questi disegnini, sono tutte facce di alieni. Sì, e quindi che sono alieni, cosa posso farci? Cosa vuoi dirmi con questo? Mi metti ansia? Lo so che ti metto ansia, cioè, allora, GTA è fatto un pochino anche in modo ansiogeno, ma devi star tranquillo, perché qua è pieno di alieni in questo GTA.
Quindi speriamo di non trovare gli alieni, capito? Perché già la Dancing Lady ormai ci sta seguendo, è sempre alle nostre calcagna. Preferivo non saperlo che ero, che era pieno di alieni questo mondo di GTA. Sì, io adesso devo andare in bagno perché ho dei bisogni fisiologici. Ciao ciao. Io mi armo intanto. Ok, vedete, sono un alieno. Ragazzi, io gli dirò che ovviamente, cioè nel senso, gli ho detto che sono in bagno, tecnicamente non dovrebbe chiamarmi, o almeno se mi chiama, però vediamo un attimo, mi smuto. Oh, oh, aiuto, aiuto, c'è un alieno, aiuto. Aiuto, aiuto, no, 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 no. Mi sta inseguendo, aiuto. Dove sta Dunis? Madonna, Dunis, Dunis, dove sei? Dunis. Dunis. C'è un alieno. Ok, mi muto un attimo. Aiuto, mi tiri avanti, aiuto. Lui, io posso sentire lui, ma lui non può sentire me. Aiuto, aiuto, aiuto. Lui adesso si è spaventato tantissimo. Dunis, ma no, dove è andato? Dunis, oh mio Dio, oh mio Dio. No, 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 no. Qualcuno mi aiuti. Qualcuno mi aiuti, per favore. Qualcuno mi aiuti. Mi sta tirando i razzi, vuole uccidermi. Oh no, anche lui adesso. Che bella cosa. Aspetta, adesso mi smuto. Rider, Rider, che sta succedendo? Ti sto sentendo ansimare. Mi stai inseguendo un alieno, per favore, fai qualcosa. Oh no, ma basta, smetti di dir cavolate. Ho capito che vuoi attenzioni, ma adesso è anche troppo. Vieni a controllare, vieni a controllare. Ma ogni volta che vengo poi non c'è più niente. Vieni a controllare, mi sta sparando con i razzi, te ne accorgerai. Ok, sono distrutta. Sto arrivando, sto arrivando. Sono qui, sono dove mi hai portato tu con la moto, dove stanno gli alieni messi per terra. Le facce. Ok, vabbè, sì, certo, perché io ero andato un attimo via perché dovevo andare in bagno. Comunque, veramente non ti capisco proprio quanto fai così, perché non... cioè, beh, vedi, sono qua, dov'è l'alieno? Vediamo un attimo. Dove sei? Sono la signorina. Guarda, guarda. L'alieno? L'alieno? L'alieno dov'è? Dov'è l'alieno? Rider? Era qui, guarda, lì c'è anche un'altra esplosa, guarda, vedi? Ma certo, c'è una pistola in mano. Cosa ti aspettavi, eh? Ma non sono stato io, non sono stato io. Ti giuro che non sono stato io. Sono stupido, secondo te? Mi vedi stupido? C'ho scritto stupida sulla faccia, eh? Dimmi un po', Riderino! Adesso io mi sono veramente arrabbiata con te, lo sai? Rider, sto arrivando con un macchinone a prenderti, perché a Forte Zancudo ci sono altri segreti. C'è un UFO, ci sono tantissime robe, lo sai? Sì, e vedi di fare presto questa volta, non voglio stare da solo. Eccomi qua. Oh, sì. Piano, piano, vedi, non investirmi. Ma non... oh, scusa, ma chi ti vuole investire? Intanto mi racconti un poco di questo mistero. Sì, gli UFO sono molto misteriosi qua a Fort Zancudo. Oh no, prima gli alieni, adesso gli UFO. Sì, 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 gli UFO sono veramente pericolosi, ti sparano, poi ti catturano, ti portano in altri pianeti. Mi muto un attimo. Ragazzi, vi devo dire una cosa a voi. Praticamente adesso io spawnerò un UFO, se è possibile, perché qua il programma non è sempre... insomma, sempre pronto, no? Dov'è che è spawnato? Non è spawnato niente, vero? Vabbè, scendiamo qua, li spawniamo tutti tanto. Eccoli qua. Oh, oh, Dunis, Dunis. Sono mutato, lui non mi sente, tranquillo. Dunis. No, 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 io mi butto dalla macchina, basta, io scappo, devo scappare, aiuto. No, no, aspetta, no, no, mi smuto. Rider, Rider, che succede? Dunis. Ho visto gli UFO, Rider, oh mio Dio. Aiuto, è pieno di UFO, aiutami, fai Hai qualcosa. Visto? Porca puzzarda, mi dispiace molto. Dobbiamo avvicinare. Vedi anche tu però questa volta, vero? Mi credi adesso? Sì, Rider, vedi che qua ci sono delle cose strane. Cioè, vedi che mamma sì. Mia, perché ti stai avvicinando ad UFO? Aiuto, fermo. Non avvicinarti, ma se... scappa, perché non scappi? Beh, Rider, smettila, dobbiamo indagare. Non siamo qua per... cioè, siamo entrati a Fort Zancudo apposta. Adesso ti caghi addosso. Mi muto un attimo, allora, raga. Qua, adesso io spawno la Dancing Lady. Non so se lui vedrà la Dancing Lady. Però io qua scompaio completamente. Oddio, lagherà un sacco. Ok, perfetto, sono la Dancing Lady. Adesso esco dall'UFO. Rider, dove sei? Sono qui, sto guardando un po' l'UFO da fuori. Aiuto, Dunis. Cosa? Dunis, cosa? Dancing Lady. La Dancing Lady è uscita dall'UFO. Come è uscita dall'UFO? Ma cosa stai dicendo? Dove sei? La Dancing Lady è uscita dall'UFO, te lo giuro. Cosa stai dicendo? Ma non dire... io sono crashato, Rider. Smetti di dire cavolate. Ma non smettila. È possibile che tu non ci sei ogni volta che senti, ci sta senti, la Dancing qualcuno. Lady è imprigionata. Non è vero, la Dancing Lady è imprigionata. Ma se mi stai inseguendo? Ma l'ho imprigionata io, non può scappare da lì.
Te lo posso garantire. A meno che non ci siano figli della Dancing Lady, che però sono figli morti, perché quello è un cadavere. Non ha senso, Ryder. Non ha senso quello e che e invece ti garantisco io che mi sto inseguendo. Aiuto, non riesco, non posso fare nulla. Mi vuole uccidere. Vabbè, senti, potresti anche uscire dal gioco volendo, se proprio ti ritieni così spaventato, no? Dammi una mano piuttosto, invece di farmi uscire dal gioco, perché io voglio giocare per fatti miei. Mi stai illuminando con una torcia, è molto inquietante questa cosa. Senti, dammi una mano. Ma se io sono crashato, come faccio a darti una mano? Dimmi un po', cioè. Dammi una mano, un fucile in mano, mi sta sparando. Ma Ryder, non posso darti una mano adesso, cioè, sono crashato. Per favore, dai, io volevo giocare per fatti miei, mi sto tirando le bombe. Le bombe, adesso c'ha le bombe, le bombe a mano. Vieni a controllare. E trick e track e maccheroni, ma smettila. No, vieni a mi ha sfiorato. No, Lunis, io non ci entro più, io non vengo più in questo tuo server di GT. Va bene, allora vai via, oh! Vado via, sto scappando, intanto sto scappando anche da lei, intanto che mi sta continuando a lanciare i razzi. Vabbè, allora, senti, io non ci gioco più oggi perché sono accaldato. Senti, vabbè, sì, ho un po' di caldo.